sostenere questo loro sciopero e loro hanno deciso, soprattutto le donne, soprattutto le signore, le mogli degli operai oppure direttamente dipendenti, di destinare una quota non irrilevante, più di 10.000 euro, appunto a questi progetti di solidarietà. Ma poi tantissime associazioni di Palermo, c'è stata una mobilitazione veramente trasversale. Ora non vorrei fare un torto a qualcuno non ricordandone uno piuttosto che un altro, ma quello che vorrei sottolineare è che c'è stata anche una fortissima partecipazione di singoli, cioè di singole persone che senza necessariamente fare parte di una realtà specifica lavorativa o di un ente, di un'associazione, hanno voluto impegnarsi e dare una mano. Il comitato è nato su iniziativa della presidenza e della vicepresidenza del Consiglio Comunale di Palermo. Ciò non vuol dire che il comitato era istituzionale, cioè fosse un'emanazione dell'istituzione Consiglio Comunale di Palermo. Però devo dire che il ruolo della presidenza e della vicepresidenza è stato fondamentale come ruolo di garanzia. È stato una sorta di marchio di qualità, oltre che per l'impegno personale, ovviamente, delle personalità che ne sono state coinvolte, è stata una sorta di marchio di qualità che è stato dato a questi progetti e che veramente ha dato una marcia in più alla raccolta di questi fondi e poi alla realizzazione stessa degli interventi. Io sono stato appunto nello Sri Lanka 2 mesi dopo. E pensate che c'è una comunità che chiamano Piccola Palermo, dove ho trovato io i tamil che parlavano in palermitano, che mi chiedevano della stazione centrale, della Via Oreto o della Via Roma. Quindi c'è un pezzo nostro ormai in quella zona. Da un lato la soddisfazione, perché è chiaro che vedere più di 100 ragazzi che frequentano i corsi di formazione nel centro che è stato realizzato con i fondi del Comitato 26 dicembre e della Cooperazione Italiana è sicuramente una bella soddisfazione. Dall'altro è molto brutto vedere che il conflitto è, come dire, tuttora fortemente presente, anzi purtroppo lo è molto più di quanto lo fosse 2 anni fa. E dall'altro vedere alcuni interventi della cooperazione internazionale assolutamente pazzeschi. Villaggi di pescatori ricostruiti a 20 km dalla costa in un paese dove i pescatori non hanno mezzi di spostamento al di fuori delle barche. Ecco, purtroppo questo l'abbiamo visto anche in Sri Lanka. Quella è stata un'esperienza molto forte emotivamente che ha convogliato in quel paese fondi enormi. Purtroppo non sempre sono stati spesi bene, questa è una triste abitudine ormai. Gli interventi sono stati realizzati tutti quelli che ho descritto. Purtroppo, bisogna aggiungere una cosa, dopo lo tsunami e il ciclo di guerra civile in Sri Lanka si è rinnovato. Sembrava che fosse entrato in una fase di trattative di pace, di esaurimento del conflitto. Invece, dopo lo tsunami, soprattutto un paio di anni dopo, gli scontri sono ricominciati su vasta scala e questo ha colpito moltissimi degli interventi che venivano fatti a favore delle vittime, dello tsunami. Nel nostro caso, degli interventi che ho citato, quello che è stato veramente gravemente colpito è stata la fabbrica di barche di cui vi parlavo, che ha subito un bombardamento. Non è stata del tutto distrutta, però una parte, diciamo, del lavoro fatto è stato purtroppo vanificato da questi bombardamenti. Invece l'aspetto positivo più forte è che soprattutto il centro di formazione professionale è cresciuto enormemente, è andato molto oltre, diciamo, il primo impianto che si era pensato di fare. Attualmente ospita centinaia di ragazzi, è diventato un punto di riferimento per tutto lo Sri Lanka perché da un lato mi dispiace dirlo, dall'altro è un titolo, diciamo, di vanto, è di fatto l'unico centro di formazione professionale interculturale di tutto lo Sri Lanka.
è di fatto l'unico centro in cui i ragazzi apprendono un mestiere senza distinzione di comunità, di lingua, di religione, di etnia. L'inaugurazione del centro è stato un fatto particolarmente commovente per me, ho avuto occasione di andarci, perché all'inaugurazione del centro sono stati invitati a parlare, a partecipare all'iniziativa il prete cattolico, diciamo, l'imam musulmano della comunità musulmana, ma anche i prete buddista, li definisco preti, insomma le autorità religiose buddiste e induiste. Erano presenti tutte e quattro le religioni che coinvolgono le persone, tutte e quattro le personalità. Gli interventi sono stati un momento di piena interculturalità, in un contesto in cui alla distanza anche di poche centinaia di metri purtroppo la gente veniva assassinata soltanto perché appartenente a una determinata comunità.